Buongiorno, come prima cosa venite sul retro della barca e vi faccio controllare l'elica, visto che è il motivo principale della cauzione che avete consegnato. Quando tornate indietro la ricontrolliamo, deve essere così. In ogni caso, se non la vedete bene, potete montare sulla plancetta e toccare le pale con le vostre mani. Montate pure a bordo senza scarpe o ciabatte, per cortesia. Prendo la mappa da qui e vi faccio vedere che giro potete fare in tutto il giorno. Allora, solitamente si parte da Peschiera. Come prima cosa si va a Sirmione. Vi faccio vedere come arrivare a Sirmione facilmente senza intoppi. Praticamente in fondo al canale, di fronte a voi vedrete due boe gialle, belle grandi, dovete passarci in mezzo, superate le boe gialle, andate dritti, attraversate il lago e andate dritti verso Sirmione. In circa 20 minuti arrivate qua sulla punta di Sirmione, qua c'è il castello, le grotte di Catullo dietro l'angolo. Da qua partite, andate in direzione nord, verso Isola del Garda, poi potete uscire e girare verso Salò. Da qui attraversate il lago, andate a Torri del Benaco, tornate in giù, fate Punta San Vigilio, poi da Garda scendete, è molto semplice tornare indietro, basta seguire la costa, Bardolino, la Zise e tornate a Peschiera. In tutto il giorno potete fare questo giro tranquillamente, avete tempo per fare il bagno, per rilassarvi. Ok, in ogni caso a bordo, oltre alla cartina, avete anche un tablet installato qua che funziona come un sistema di navigazione, che vi fa sempre vedere dove siete con la barca e vi dà varie informazioni riguardo al lago. Allora, se premete la bussola qua sotto, vi potete muovere liberamente nella mappa e avete tutte le informazioni riguardanti il lago. Allora, come per esempio, cosa molto importante, la linea rossa per i 300 metri da tenere sempre a distanza dalla costa. Per due ragioni: è vietato a termini di legge e soprattutto rischiate di danneggiare l'elica. Tenete sempre a distanza dalla costa, avete varie informazioni sul lago, come possono essere gli ormeggi. Se cliccate sulle icone avete tutte le informazioni riguardanti ormeggi o ristoranti, luoghi di interesse. Se si ripreme la bussola si ritorna alla propria posizione. Qua sopra vengono indicati velocità, percorso e distanza dal noleggio. Inoltre qua avete il numero di telefono con il quale potete contattarci. Ce l'avete qua, ce l'avete sulla mappa e anche sulla copia del vostro contratto. Per qualsiasi problema o esigenza non esitate a contattare. A bordo avete una scheda dove vengono indicati tutte le componenti di bordo, che possono essere d'emergenza come i parabordi, giubbini salvagente, anulari, e i numeri corrispondenti alle posizioni dove potete trovarle sulla barca. In ogni caso vi faccio vedere io alcune cose che possono servire per prima. Qua a prua, sotto il sedile, avete l'ancora, è già fissata la barca, è a mano, potete calarla. Sono 25 metri di cima. Qua avete cime ormeggio, queste due sono circa 6 metri di lunghezza, mentre ce n'è una più lunga qua dietro, circa 10 metri di lunghezza. Dentro questo scompartimento avete giubbini salvagente, anulare con cima e parabordi nel caso doveste ormeggiare. Qua c'è un semplice porta oggetti e mezzo marinaio in caso doveste prendere una boa. Sul retro della scheda invece avete varie informazioni o nozioni, come possono essere dei nodi, le velocità da tenere e tutte le indicazioni per ormeggiare in sicurezza, e la distanza di 300 metri, le boe, che possono essere boe dei sub, c'è scritto qua la distanza da tenere, che comunque è di 100 metri. Se vedete questa boa con una bandierina rossa e bianca, dovete stare almeno 100 metri di distanza perché ci sono i sub. Vi faccio controllare che il serbatoio è pieno, qui c'è l'indicatore. In ogni caso a bordo avete circa 120 litri di carburante e su questo Smartcraft avete indicati i litri che sono già stati utilizzati, è un numero progressivo.
fate una foto col telefono, quando tornate indietro la differenza la pagherete direttamente qua a noi, con lo stesso prezzo applicato alla stazione di servizio, quindi voi non dovete rifornire. Adesso vi faccio vedere il funzionamento del motore, accensione e spegnimento. Allora, questo è l'interruttore del trim, cioè posizione del motore in alto e in basso. In ogni caso, prima di partire posizioniamolo sempre tutto completamente abbassato. È molto importante indossare già prima di partire il laccio di sicurezza sempre al polso durante la navigazione. Se succedesse che si stacca anche per un errore, inserire di nuovo dentro l'anello, e l'interruttore rosso bisogna posizionarlo in alto su run, altrimenti la batteria è staccata e non funziona più l'accensione. Per accendere il motore, cosa importante, la monoleva deve essere sempre in folle, quindi in mezzo sulla N. Un normale giro di chiave per accendere. Ok. Ogni volta che si vuole cambiare direzione, avanti o indietro che sia, è indifferente, bisogna premere la leva rossa come se fosse una frizione e innestare la marcia. Per fermarsi basta mettere in folle e in pochi metri la barca rallenta. Stessa cosa per la retromarcia. Quando partite dal pontile, nel canale bisogna tenere la destra e andare a piano 5 km orari, il che vuol dire innestare la marcia e poco più. Una volta usciti dal canale si può accelerare leggermente, dopo le boe gialle che vedete di fronte a voi potete accelerare, o in ogni caso quando siete oltre 300 metri di distanza dalla costa. Alla sera, quando rientrate, entrando nel canale rallentate ai 5 km orari, a destra, quando arrivate all'altezza della barca a vela più o meno, date un'occhiata sul pontile e noi vi forniremo tutte le indicazioni, come può essere girate a destra, girate a sinistra, rallentare. Fate un'inversione U, arrivate qua e noi vi diamo una mano a ormeggiare. Non serve che mettiate parabordi e cose del genere, perché li abbiamo già qua sul pontile. Ricordatevi sempre, la distanza dalla costa, 300 metri ovunque, è la cosa più importante, e andare a piano qua avanti e indietro nel canale. Una volta fatte queste due cose qua, il 99% delle cose sono fatte, per il resto divertitevi. Ricordate che traghetti e barche a vela hanno sempre la precedenza, quindi state a larga. Per le altre barche a motore come questa, funziona come per strada con le macchine. Chi arriva da destra ha la precedenza.